c'è una cosa veramente nuova, che è l'assegno unico universale, una battaglia che noi di Italia Viva iniziamo alla Leopolda l'anno scorso e che il ministro Bonetti ha portato avanti assieme a tante altre forze politiche. Pensi che la legge delega è stata approvata, se non ricordo male, all'unanimità alla Camera. Un assegno che arriva tutti i mesi, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21° anno di età per il figlio, arriva ai dipendenti come agli autonomi, arriva al ricco, in questo paese si chiama ricco uno che guadagna 60.000 euro, come al povero, ovviamente al povero, perdonatemi la semplificazione con questi termini brutali, ma per farci capire, è più pesante nei redditi bassi che ai redditi più alti, e racchiude tutto il sostegno alla famiglia ed è più di quello che si prendeva prima perché ci mettiamo 6 miliardi all'anno in più. Questa cosa parte il 1° luglio, secondo noi è non solo una semplificazione, ma è anche una cosa che, come dire, un po' più equa di prima, perché ripeto, attualmente il trattamento per la famiglia è inefficace, inefficiente e non equo, perché il trattamento dei figli dei dipendenti rispetto ai figli degli autonomi, secondo me, è sempre stata una follia. Io ringrazio il ministro Elena Bonetti che ha lottato, credetemi, ha lottato molto duramente per ottenere tutto questo. Dal 1° luglio ogni mese una donna dal settimo mese di gravidanza in poi fino al compimento del 21° anno di età del figlio possa avere uno strumento unico, chiaro, efficace, forte, che consenta, come dire, di affrontare la vita un po' più con serenità, perché mettere al mondo dei figli è una cosa che deve essere guardata con gioia e affetto e non più con preoccupazione.